Achille Lauro, il noto cantante italiano, ha conquistato il grande pubblico con brani di successo come Rolls Royce e C'est la vie. Ma pochi conoscono i dettagli della sua vita privata e del rapporto con suo padre, Nicola De Marinis, magistrato della Corte di Cassazione. De Marinis, classe 1956 e originario di Gravina in Puglia, è un magistrato di alto livello e docente universitario con numerose pubblicazioni in materia di diritto del lavoro. È stato anche dirigente della Confindustria. De Marinis è stato sposato con Cristina Zambon, con cui ha avuto due figli, il cantante Achille Lauro e il fratello Stefano. Anche se i due si sono separati, Achille Lauro ha mantenuto un rapporto altalenante con suo padre. De Marinis ha sempre sognato che il figlio seguisse le sue orme nella magistratura, ma Achille Lauro ha scelto la strada della musica. Questo ha causato tensioni tra padre e figlio, che si sono allontanati per un periodo, ma sembra che negli ultimi anni abbiano riallacciato il loro legame. De Marinis ha ammesso di essere stato un padre ingombrante e di aver cercato di influenzare troppo il figlio. Tuttavia, ora è orgoglioso del successo di Achille Lauro e del suo talento artistico. Nonostante le differenze, i due cercano di mantenere un rapporto di rispetto reciproco. La storia di Achille Lauro e suo padre Nicola De Marinis è antica nella esperienza giovane nazionale per costruire un...